capita di pensare che vorresti una telecamera tutta per te. Ascolta e segui il sogno, quello sei tu. Credi nel tuo talento e sei in TV. Eccoci qui, benvenuti! Benvenuti a tutti, cari amici di 7 Live! E allora iniziamo alla grande questa nuova puntata del nostro show, facendo subito un ringraziamento particolare al nostro Ivano Vartuli, che quest'anno, come avete visto, ha realizzato il video che avete visto, ha introdotto la nostra puntata di questa sera, con tutti i concorrenti della puntata di oggi, ma anche lo staff al completo di 7 Live. Naturalmente utilizzando, l'avete sentito, la nostra ormai mitica e storica sigla di 7 Live, che conoscerete sicuramente tutti. Bene, ma siamo davvero contenti, Stefania, di essere qui sul nostro palco, in questo teatro, col grande pubblico questa sera. Iniziamo subito alla grande, perché questa sera è una puntata speciale di 7 Live, 7 come 7, e quest'anno sono 7 i motivi per cui dovete seguirci. 7 Live sarà spumeggiante, ma anche divertente, sarà frizzante, imperdibile, imprevedibile, innovativo, ma soprattutto 7 Live sarà 7 Live. Allora vogliamo iniziare immediatamente. Questa sera abbiamo una puntata dedicata ai casting, quindi su questo palco avremo una serie di ragazzi e di ragazze che si esibiranno per ottenere, diciamo, l'idoneità o meno per proseguire con le nostre trasmissioni. E quindi vedremo questa sera due categorie: i cantanti solisti e i ballerini. E devo dire, Mauro, che di anno in anno i nostri concorrenti si stanno facendo sempre più agguerriti e talentuosi. Allora noi non vediamo l'ora di vederli esibire qui per la prima volta sul palco del Teatro 7 di Torino. Ma prima ci ritagliamo un piccolo spazio, perché dobbiamo fare dei doverosi ed importanti ringraziamenti, naturalmente a tutti gli sponsor che partecipano nella realizzazione di questo programma. E oggi desideriamo ringraziare in modo particolare l'Ortopedia Atena di Torino, che, come sapete, partecipa, sostiene 7 Live in tutte le sue iniziative. Sì, e Ortopedia Atena è un po', diciamo, come noi di 7 Live, sempre alla costante ricerca di soluzioni innovative, all'avanguardia, per offrire ai clienti prestazioni davvero impeccabili. E possiamo trovare tutte le informazioni sul loro sito www.ortopediaatena.com. Bene, allora partiamo ufficialmente con questa puntata di audizioni, che però non finiscono qui. Infatti, diciamo a tutti voi che siete in teatro, ma anche a tutti voi che ci seguite da casa, che le iscrizioni per partecipare a 7 Live sono aperte, per cui chiunque di voi ritiene di avere un talento particolare da esibire o pensa di avere i numeri giusti per poter essere qui con noi su questo palco, non deve fare altro che visitare il nostro sito ufficiale www.7live.biz, oppure può mandare una mail corredata da foto a info@nonsolofashion.com, oppure potete anche telefonarci al 338 39 155 13.
E allora vi aspettiamo qui con noi su questo palco, vi potrete esibire per arrivare alla finalissima. È il caso di dire che quest'anno il premio ve lo potete davvero guadagnare, dico bene Steffi? E hai detto benissimo Mauro, perché i concorrenti che arriveranno alla finalissima di 7 Live vinceranno un premio in denaro. Allora, grandi novità, iniziamo subito con i nostri casting. E abbiamo detto prima che i nostri concorrenti avranno circa un minuto a disposizione per dimostrare al nostro trio giurati d'eccezione la possibilità di andare avanti o meno. Vi vogliamo presentare chi questa sera avrà questo compito ingrato, ma anche bello, di votare i nostri concorrenti. Allora abbiamo il nostro mitico Luca Martinelli, docente di canto presso la scuola Musicalmente di Torino. E proseguiamo con un altro volto storico della giuria di 7 Live, Cristian Barberi, coreografo e direttore della compagnia Liberdanza di Torino. Un applauso. E dulcis in fundo la possiamo finalmente vedere la nostra direttrice artistica Claudia Aguiari. Un applauso. Bene. Il pubblico è caldo, proviamo. Siete caldi? Fatemi sentire! Sì. Ci siamo! Ci allora siamo, possiamo tutti dare il via. Chiamiamo sul palco i nostri primi candidati. Loro sono Irene Totaro e Luca Castagneri. Wow! Benvenuti, bellissimi. Che eleganza, Mauro! Eleganti, sberluccicanti, tutti pronti. Allora, che emozione fa, che effetto fa essere i primi a fare questa, diciamo, esibizione in questa puntata dedicata al casting, ma soprattutto immediatamente a essere in TV. Siamo molto emozionati, però ce la mettiamo tutta, sì, e partiamo e non bandiamo più alle ciance. Benissimo, allora i nostri Luca e Irene sono pronti, lasciamo a loro il palco e allora 7 Live Casting! Perdido el balance por tu amor. En tus manos yo caí. Tienes control sobre mí. Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero. Y jamás quiero salir. Condenado y soy feliz. Try to keep my balance, but I still fall. But how did I fall so hard? Right into your arms, where, girl? Wrapped inside you, baby, and it's so warm. Yeah, yeah, yeah. Love's not a cause. Leaves me trapped inside my own heart. Bene, 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 bene. E per voi finisce qui la vostra esibizione. Bravi, allora, ragazzi, bravi. Siete stati bravissimi davvero, avete rotto bene il ghiaccio. Guarda il pubblico come è già caldo questa sera. E allora diamo subito la linea, come diciamo noi. Vediamo cosa pensa la giuria della vostra esibizione. Allora, intanto complimenti per l'esibizione. So che vi abbiamo tagliato un po' i tempi. Perché? Perché io ho consultato anche i miei colleghi e per noi è un sì. Continua il vostro viaggio in 7 Live. Benissimo! E allora, la frase storica per voi, Irene e Luca, 7 Live continua! Allora, ragazzi, bene, grazie mille. Grazie. Anche noi, Steffi, balliamo a tempo di baciata, Guarda. Cos'era? Uguali, praticamente uguali. Siamo uguali. Esattamente uguali, anche il costume direi lo stesso. Allora, proseguiamo subito. Dopo la danza andiamo con il canto. Passiamo al canto. Certo, mamma. Abbiamo con noi Andrea Bovo. Eccolo Andrea. Ciao Andrea. Vai Andrea, convinto. Eccolo qua. Benvenuto, che arriva. Benvenuto. Allora Andrea, mentre Stefania ti prende l'asta, la cosiddetta asta alla vista che arriva. Allora Andrea, cosa ci canti? Ci sarai di Francesco Renga. Ci sarai di Francesco, sì, Renga. Allora, di sicuramente ci sarai pronto anche tu per scaldare il nostro pubblico. Ci proviamo. Ok. Allora, questo è il microfono, mettiamo bene il filo, la nostra regia sa già che deve far partire la base, preferisci tenerlo in mano, l'asta,
Va bene così? Togliamo l'asta così. Come sei più comodo. Ecco, si vede bene il tuo vestito questa sera per partire. Allora, ripartiamo con il nostro Andrea Bovo, 7 Live Casting! Come la fortuna aspetta e tienimi tra le tue braccia ancora per un po'. Dimmi che tu ci sarai quando il tempo su di noi avrà ormai lasciato segni che non vuoi. Dimmi che tu ci sarai quando la malinconia vestirà i ricordi della vita mia. Eccolo qua, il nostro Andrea. Eccoci, Andrea. In effetti non è facile in pochi secondi così riuscire a convincere la giuria, ma qua è proprio il bello del talento. Tu pensi di avere talento? Beh, sì, è quello che spero. E allora vediamo cosa ne pensa la nostra giuria. Vai! Buonasera a tutti. Ok, ci siamo. Andrea, giusto? Sì. Quindi sei andato abbastanza bene, ovviamente sei stato il primo, quindi un po' di emozione. Io ti dico sì, mi sono consultato anche con i miei colleghi, però mi raccomando, perché la strada è lunga e ti devi impegnare, ok? Quindi se ti impegnerai sicuramente farai un buon percorso, in bocca al lupo. Benissimo, grazie Luca, grazie. Giudizio positivo anche. Wow, quindi anche per il nostro Andrea, Seven Live, continua. Bene, proseguiamo, wow, grandi applausi, grandi effetti questa sera. Abbiamo adesso qui con noi Antonio Careddu. Wow Antonio, guardalo. Ciao Antonio, benvenuto. Antonio si presenta subito con un altro look, passo deciso, arriva sul palco e ci canta che cosa? The Real Slim Shady di Eminem. Ok, in italiano? Molto bene. Il vero Slim Shady. Wow, allora siamo pronti? Ti serve l'asta? Ti serve il microfono? Ti serve qualcosa? Solo un radiomicrofono, oppure un microfono a filo. Diciamo. Microfono a filo, perfetto. Allora... Guarda, ti dà anche la possibilità di scegliere, quindi ecco. Già un talento anche nel modo con cui ti presenti. La nostra Stefania ti porta asta alla vista, senza asta questa volta, occhio ecco. Solo alla vista, molto bene. Siamo pronti a partire? Ce la posso fare? Ripartiamo col nostro show e allora 7 Live Casting! Oh. May I have your attention please? May I have your attention please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat! Will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Yo, like university white person before, just on the floor, like fam, like chummy, just bars in the door, and started whipping her ass, word before, the first word of the forest, so they never the furniture, I was gonna charge her, wait, no way, you kidding, and he just didn't say what I think he did, and Dr. Dre said, nothing you do, Dr. Dre said, he's rocking my basement, feeling his woman, love Eminem, chicka, 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 Slim Shady, I'm sick of him, look at him, walking around, grabbing his and our west, flipping his on the hood, yeah, but he's a cute dog, yeah, probably got a couple of screws up in my head, but not worth the what's going on in our palace bedrooms. Sometimes we're gonna get it on TV, they just lose my hand, but the screw for tongue green to amp that mood. My body's on your lips, my body's on your lips. And if you're lucky, you might just give it to little kids. And that's the message that we deliver to little kids. And I can spend the night to know that I run the schedule exists. Of course, they're gonna know when any coaches put the chance to the fork where they go for this confidence channel, John. They. Well, some of us can't
people, cause other people suffer like cantaloupes. But forgive me, that's the animals, that's them, that's the extra wisdom that I'm many another man can't love. Do you feel like I'm 20, don't with me? Well, that's great! Mr. Eminem, come on! Ok, in the middle, thank you! Grazie, Steffi! Allora, vieni, non scappare perché sai cosa succede adesso. Dobbiamo dare la linea al trio dei giurati. Allora, a voi, vediamo Claudia cosa ci dice. Antonio, bravissimo! Grazie. Sei piaciuto tanto a tutti e tre. Il genere è difficilissimo, però sei molto bravo. Ottimo! Grazie. Vi ringrazio. E allora il nostro Eminem Antonio, bravo, bravo. La frase Antonio. Mitica, allora Antonio per te, Seven Live, continua! E allora concludiamo questa prima parte con un po' di danza di nuovo, e allora vogliamo chiamiamo... rivedere la danza? Ma certo, chiamiamo sul palco le Star Ladies! It's a cold and crazy world that's raging outside. But baby, me and all my girls are bringing on the fire. Show a little leg. Gotta shimmy your chest. It's a life, it's a step, it's a need, it's a burlesque. She comes through the club looking for a good time. Gonna make that shake, that money on a dime. Don't be a sugar daddy, she can work it just fine. Up on the table, she'll be dancing, yeah, all night. Bravissime! E loro sono, pensate, dobbiamo indovinare, le Star Ladies. Davvero interessante. Allora, c'è una star, una ladies che vuole dire qualcosa? Come ti senti? Carica. Più star o più lady? Più star. Più star. Allora vediamo se anche la giuria pensa la stessa cosa. Vai! Allora, ciao ragazze. Voglio dirvi questo. Mi ha colpito molto l'energia che c'è nel gruppo e quando vi esibite. Quindi per me è un sì. Però mi aspetto molto, ma molto di più, eh? Grazie. Allora anche per le Star Lady, Seven Live. Sì, Mauro! Continua! E allora noi ci prendiamo proprio un attimino di pausa perché abbiamo qualche consiglio da darvi. Ma ricordate, sei talento per lo show. Lo show dei talenti è Seven Live! A fra poco! Atena, laboratorio ortopedico Torino, offre a tutti la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. Riscoprite il piacere di lavarvi in piena autonomia con i sollevatori da vasca di Atena, completamente automatizzati e dotati di tutte le necessarie caratteristiche di comfort e sicurezza. Per le persone con certificato di invalidità, il sollevatore da vasca è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Atena, laboratorio ortopedico, ha tre sedi a Torino. Per conoscere il punto vendita più comodo per le vostre esigenze, chiamatelo 011 221 60 60. Per la prima volta possiamo osservare cosa succede dietro le quinte della selezione dei talenti di Seven Live, quindi mi raccomando, prestate attenzione. Dove io devo guardare questo? Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like
Chris Kelly. But all her looks were too sad, so I tried a little Freddy. I've got an entity in mind. Voi siete il duo del ballo caraibico. Allora, siete pronti? Sì. Agitati? Sì, che abbiamo grinta, passione e musicalità. E ho iniziato quando avevo 6 anni e comunque faccio anche altri tipi di danza, faccio danza classica, moderna, però comunque il caraibico è sempre stata la mia passione, ma sempre proprio da quando ero piccola. Passiamo con Luca Martinelli. Ciao Luca. Cosa valutate voi giudici? Ma allora, sicuramente la valutazione dal punto di vista sicuramente interpretativo, dal punto di vista tecnico, quindi in questo senso non ci sono molte sorprese, un po' l'ABC del canto, il saper stare su un palco, l'essere briosi, frizzanti, con la voglia di stare su e di far bene, di emozionare soprattutto il pubblico che ci vede qui e anche il pubblico a casa. Dove io devo guardare questo? Rieccoci qua! Ben ritornati amici! E allora stiamo per ripartire con la nostra gara, ma prima facciamo ancora un altro ringraziamento importante alla nostra Carlotta, che oggi è andata in giro qui in teatro a intervistare tutti i concorrenti, a sentire un po' come se la cavavano, si sentivano prima di iniziare queste nostre audizioni di 7Live. Grazie ancora Carli! Bene, continuiamo subito con il nostro casting, è il momento di Veronica Borra! Ecco Veronica! Ciao Veronica, benvenuta! Eccoti qua, dall'abbigliamento secondo me non canta, secondo no, te? Direi no, direi di no. Paolo. Direi che balli, giusto? Sì. Cosa ci balli Veronica? Contemporaneo, sogno ad occhi aperti. Ok, facci sognare. E allora Veronica, siamo pronti? 7Live Casting! Ecco la nostra Veronica, brava, davvero, molto brava. Ti hai fatto sognare questa danza ad occhi aperti ed occhi chiusi o ad occhi aperti? Aperti. Occhi aperti, secondo me anche la giuria ha tenuto bene gli occhi aperti, vediamo cosa ha da dirci, a voi. Bravissima, so che sei molto giovane, per noi è ovviamente un sì e sei proprio brava, complimenti. Bravissima, possiamo dire l'età? Quanti anni hai? 13. 13 anni, wow! Neanche io a 13 anni ballavo così, incredibile, ok. Grazie Veronica! Grazie, grazie mille. Proseguiamo subito, torniamo in centro al palco e chiamiamo qui con noi i Nasty Chicks. Eccoli! Wow, qua siamo tipo dark, alla grande. Ogni genere, guarda, guardi, genere, una marea, Mauro. tanti Chicks, eccoli qua. Allora, secondo me cantate a cappella, giusto? Non credo. Ok, allora cosa ci ballate? Hip-hop. E allora 7Live continua con il suo casting. Abbiamo i nostri Nasty Chick. 7Live Casting! Scusa, ho ripetuto.
Ed era hip hop con i nostri Nasty Chicks. Bene, bene, bene. Cosa Ce significa? L'avevo detto Mauro che erano bravissimi. Sì, davvero bravi. Cosa significa Nasty Chicks? Pulcini cattivi. Pulcini cattivi. E allora vediamo se la giuria sarà cattiva oppure se sarà stata addolcita da questi pulcini. Vai giuria! Sì, siete stati tanto tanto cattivi. Allora, mi raccomando, per me è un sì anche quello dei miei colleghi. Occhio, e io so che quello che vi sto dicendo voi sapete di cosa parlo, occhio al groove del gruppo, anche agli occhietti ogni tanto un po' bassi, non vi nascondete, siete belli, fatevi vedere. Grazie. Bene, allora anche per i nostri pulcini cattivi, grazie, potete tornare in platea. A ritmo di pop, mi raccomando, a tempo, a tempo. Io ho imparato un passo da loro, guarda, questo qua. Facevano una cosa così, quasi simile. Sei sicuro? Sono poco sicuro. Allora, proseguiamo, abbiamo adesso Asia Concas. Ecco Asia! Ciao Asia, benvenuta! Vieni Asia. Allora, la cosa divertente è che neanche noi sappiamo se ballerà, se canterà, se presenterà. È vero, è vero. Secondo me canti. Sì. Sei italiana? Sì. Asia Concas? Sì, italianissima, scherzo. Benissimo, allora Stefania ti porta il microfono, questo solo per parlare. Asia, cosa ci canti? Sì, La notte di Arisa. Vuoi fare quello? Decidi tu. Facciamo la notte di Arisa, Sì, ma meglio. Sì, che poi è già quasi un po' tardi, così va bene a cantare la notte. Allora, mettiamo il microfono qua pronto. Allora, siamo pronti, signori e signori, proseguiamo con Asia Concas, 7 Live Casting! Un raggio di sole in cielo più come mai, e mi porto un dolore che sale e che sa, si ferma sulle ginocchia che trema, lo so perché, e non arresta la corsa e non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male, ora lo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è, e quando arriva la notte resto sola con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà, la vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode, mi scoppia la testa. Wow! Questo finale anche senza la base, senza no, la base, brava, scoppiava la testa, è scoppiato anche questo applauso spontaneo. Allora vediamo Arisa, Asia, cosa pensa la nostra giuria? Ma sicuramente a noi la testa non è scoppiata, anzi ci ha fatto molto piacere ascoltarla, sei molto giovane, quindi mi raccomando, perché dovrai gareggiare anche con persone più grandi di te, quindi ti dovrai impegnare, ma comunque il nostro è un sì. Grazie. Ok, grazie alla nostra Asia. Sei nel live continua per Asia. Anche per te Asia. Ma proseguiamo sempre a un ritmo allucinante, fantastico, abbiamo Davide Delfino. Ecco Davide. Ciao Davide. Davide elegantissimo, questo casual, guardate com'è sicuro camminare sul palco. Quante volte hai provato a fare la scala? Mai. Mai, la prima volta, un grande. È stato bravissimo. Secondo te Steffi balla oppure canta? Secondo me canta. Secondo te? Direi di sì. Canta. Cantiamo, cosa ci canti? Fly Me to the Moon. Fly Me to the Moon, allora Steffi serve hasta la vista come sempre, Frank Sinatra. Wow, perché la scelta di questo Frank? Ma diciamo che è un brano che rispecchia un po' le mie corde, nel senso, benissimo, un baritono. Corde vocali, ecco, per chi non avesse capito da casa, sai com'è, benissimo. Allora, il nostro mitico Davide è pronto, il microfono è tuo, allora 7 Live Casting! Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, oh my, and
about the world. Baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Wow, Frank Sinatra, davvero eravamo dietro le quinte a ballare a questo ritmo di swing. Allora vediamo cosa ne pensa subito la nostra giuria. Ok, vediamo. E Davide, ci sei piaciuto tantissimo, ricordi un po' Michael Bublé, questa voce molto profonda, bravo, per noi continui. Grazie mille, grazie a tutti. Bene, e se ne grazie mille. E continuiamo di a vedere questa sera. I concorrenti. Certo, allora andiamo subito avanti con Helen Balbis. Ecco Helen che arriva. Ecco arrivare Helen. Allora Helen, con calma non c'è problema. Secondo me canti. Sì. Sì, no, canti. Ballavi. Mentre salivi le scale ballavi. Allora Helen, cosa ci canti? Emma Marrone, Calore. Calore. Allora siamo pronti a scaldarci con la tua voce. Questo è il microfono. Seven Live continua con i suoi casting. Lasciamo il palco alla nostra Helen Balbis. Seven Live casting. Voglio vedere cosa succede. Cadere, voglio capire come sarebbe oltre le nuvole quando si cade. Voglio calore sulla mia pelle. Sempre più talenti, sempre grazie. Voci diverse. Allora, vediamo anche per te il tempo di esami. Vai, giuria! Allora, ci stavamo ancora un attimo consultando. Sì, uno quest'anno è difficilissimo, già dei casting, eccetera. Allora, per noi è un sì, c'è un però. Vogliamo ovviamente sentire poi qualcosa di un repertorio che secondo me ti appartiene di più, eh? Quindi ti aspettiamo nella prossima puntata con qualcosa di più forte, ecco. Mm? Però l'importante è continua, quindi sì, vai. Live continua, giusto? Allora, grazie Helen, vai tranquilla, grazie, puoi ballare Helen. Mentre vai, volevi ballare prima, bravissimo, vedi, questi multitalenti, ma eccezionale. Sono bravissimi. Davvero bravi. Proseguiamo al volo. Andiamo avanti. Eleonora Gazzitano. Ecco Eleonora, applausone anche per ecco te. Ecco Eleonora che arriva. Vieni Eleonora, sei in TV. Eccoci elegantissima qua. La nostra Eleonora, vero Mauro? Allora, canta o balla? Questa è la domanda difficilissima, ce lo dice lei, così non sbagliamo. Ah, non volete indovinare? Canti. Balli. Canto. Benissimo, cosa ci canti? Ancora. E poi? Basta. Ok, allora questo è il microfono, vai pure tranquilla, la nostra Eleonora è pronta. Signori, Seven Live Casting! Sempre tu mi chiudo fisso, insieme a te ci stavo meglio.
più ti penso, più ti voglio. Tutto il casino fatto per averti, per questo amore che era un frutto acerbo. E adesso che ti voglio bene io, ti perdo ancora, 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 perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te. E non me ne frega niente senza te. Anche se incontrassi un angelo, gli direi: tu non mi fai volare in alto quanto lei. Nel momento più bello, così almeno rimane, eccoci l'onora, rimane in sospeso, il dubbio, vedremo anche adesso cosa dirà la giuria, se potremo avere la possibilità di sentire cosa ci sarà dopo. Vai giuria! Allora, ci è piaciuto il tuo spirito, perché sei molto gioiosa, felice, frizzante, questo direi che, se posso permettere di consigliare, è sicuramente lo spirito giusto anche per i prossimi concorrenti che arriveranno. Una scelta originale di un brano di una voce maschile interpretata da una voce femminile, la tua, che ha delle corde molto scure, quindi un timbro molto particolare che noi di solito apprezziamo. Insomma, alla fin dei conti è un sì. Grazie. E se ve la in continuo anche per Eleonora. Brava, complimenti. Grazie Eleonora, prego. Grazie. E si continua da ragazzi a non ragazze. Finisce qui, Mauro. Certo, abbiamo adesso Francesco Piersanti. Eccolo Francesco. Bello, deciso, convinto. Bel giovane. Giovane, pimpante, eccolo qua. Secondo me canta. Secondo te? Canta, canta. Secondo te? Recito. Recita. Canto, wow, canto. Canti. Ok. Cosa ci canti? Salvami dei Modà. Benissimo, allora speriamo anche la giuria ti possa salvare, quindi mandare avanti, convincili bene, mentre Stefania porta l'asta. Preferisci l'asta, senza asta, con asta, asta alla vista? Va bene con l'asta. Va bene con l'asta. E allora il nostro Francesco Piersanti qui a 7 Live Casting. Non si torna, e va sempre così, che aspetti il sole, cade pioggia, e va sempre così, che credi di aver tempo, invece già, invece primavera. Salvami e allunga le tue mani verso me. Prendimi e non lasciarmi sprofondare. Francesco, ci hai riportato nell'atmosfera sanremesi dei Modà, bravissimo. Allora vediamo cosa ne pensa però il trio giurato. Francesco, che ti dobbiamo dire? Sì, bravissimo. Grazie. Un sì pieno dalla direttrice pieno. Artistica, mica, cioè qua parliamo di Claudia. Bene, allora grazie mille. Grazie Francesco e proseguiamo Mauro, chi abbiamo al volo adesso? Abbiamo Giordano Costa. Eccolo qua che arriva. Ecco Giordano. Allora,
Giordano, scommettiamo, balla, canta, giusto? Esatto. Allora, Giordano, cosa ci canti? Mentre aspetto che ritorni di Renato Zero. E mentre aspettiamo che ritorni anche Renato Zero? No, scherziamo. Allora, l'asta va benissimo, preferisci? No, sì. L'asta no, visto come è stato deciso a dire no. Bene, allora la nostra asta alla vista torna dietro le quinte. Il nostro... E il tuo momento, Giordano? Allora, siamo pronti con Seven Live Casting! Aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee, non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse, in fondo la vita mi conosce già. Sono qui che ti aspetto, perché ho voglia di vincere. Non c'è altro che vorrei, incontrare gli occhi tuoi, cancellarmi e rinascere. Ovunque sei, ti mancherà la mia complicità. Ovunque sei, qualunque faccia mi somiglierà. Ovunque sei, ti impegnerai per non amarmi più. Testardo io, che quella fede non l'ho persa mai. Accetterò. Qualunque giudizio. Bravo, quindi, benissimo, vediamo. Anche i pomodori, poi in questa crisi direi che non è un caso di rifiutarli. Allora, a te giuria. Allora, qui ci stiamo consultando, no? Quindi ci sono dei pareri un po' discordanti. Siccome siamo in tre, ci siamo consultati e la maggioranza, quindi di questa giuria, ha deciso che purtroppo è ancora presto per poter gareggiare a Seven Live. Mi dispiace. Okay. Però un applauso ci vuole. Grazie. Un applauso per il nostro Giordano. Coraggio. Per il coraggio. Certo. Ha avuto anche qui sul il coraggio di arrivare Live. Sul palco, comunque non è semplice. Non quindi è semplice. Invitiamo comunque tutti a provare, perché prima o poi la giuria comunque dice anche sì. Quindi vediamo cosa succede alla nostra prossima candidata, Giulia Loddo. Ecco Giulia. Wow, elegantissima Giulia! E pensate che non hanno provato a fare la scala, non è così semplice, perché... No, non è semplice neanche la scala! No, in effetti, quindi guarda, prima prova superata, allora ti diciamo. Grazie. Tu puoi continuare. Ciao Giulia! Allora Giulia... No, Giulia non balla, tu canti. No, canto, tu sì. Canti meglio, giusto? Benissimo. Sì. Ti serve anche te l'asta? Oppure... No, non, non serve l'asta, allora questo perfetto, è il microfono. Allora cosa microfono. Ci canti Giulia? All at Once di Whitney Houston. All at Once! E allora, signori e signori, Giulia con Seven Live... Casting! Ever since I met you, you're the only
grande acuto, rifallo. Allo! Ok. Bravissima. Allora, la nostra All at Once, la nostra Giulia, vediamo cosa ne pensa subito il nostro trio giurato. Ciao Giulia. Ciao. Per noi è un sì, però secondo me hai sbagliato pezzo e secondo me puoi fare molto, ma molto di più. Quindi per la gara preparati bene, occhio alla canzone, perché sarà una canzone molto difficile. Secondo me non per te. Okay. Va bene, grazie. Guarda, neanche io e Stefania oseremmo cantare All at One, vero Stefi? Benissimo, allora, grande grazie, Giulia, vai grazie, per Giulia. Te, Seven Live, continua. E continua per la nostra Giulia, vediamo per il prossimo concorrente. Ma... Abbiamo qui Giuseppe Simone. Ecco Giuseppe. Allora Giuseppe, anche ciao, lui, Giuseppe, bello benvenuto. Pimpante, bello allegro, convinto, guarda come fa, così saltellando e qua, disinvoltura. Allora, tu potresti anche ballare, però questa sera giustamente canti nel microfono, sì, però, sì. Se no poi non ti sentono. Ok, cosa ci canti? The Scientist e Coldplay. Wow, tutti pezzi particolari, eh? Quindi, allora lasciamo il palco a te, Giuseppe, non con questo microfono, il microfono te lo dà, te lo do io, eccolo qua. Ce l'avevi tu, Mauro. Allora, andiamo con il nostro Giuseppe, perché qua a Seven Live è tempo di... Casting! Alla giuria è bastato poco, bravo, per capire bravo, immediatamente. Allora, nostro Giuseppe, è il momento di esami. Vediamo chi ti darà questa idoneità o meno. A te, giuria. Allora, secondo noi ci siamo consultati molto. Scelta arduissima, un po' come la ragazza di prima. In questo caso lei ci ha dimostrato che alle spalle c'era una preparazione ed una scelta magari sbagliata. Secondo noi... qui deve ancora crescere un po' di più la tua vocalità. Sicuramente un pezzo così sarà nei tuoi toni, però per noi per il momento è un no. Mi spiace. Dai Giuseppe, coraggio! Grazie lo stesso Giuseppe! Ma certo! Grazie! Allora, visto che un Giuseppe è uscito, abbiamo un altro Giuseppe, noi ci riproviamo, no Stefi? Allora, Giuseppe Niro! Eccolo qua! Giuseppe, tu devi tenere in alto l'onore Ciao, Giuseppe, dei Giuseppi. Giusto? Benissimo, vediamo come sale Giuseppe. Sì, 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 direi portamento deciso, portamento pronto. Tu canti, giusto? Sì, sì. No, più convinto. Tu canti, giusto? Certo, certo. Ah, cosa ci così vuoi sentire? Ho messo via di Ligabue. Ho messo via. Allora anche noi andiamo via, lasciamo sì. Ligabue e Giuseppe qua con il microfono. Qua per Seven Live è tempo di... Casting! Di rumore dicono così si fa, nel comodino c'è una mina e tonsille da 6000 watt. Ho messo via i
rimpiattini dicono non ho l'età. Se si voltano un momento io ci rigioco, perché a me va. Ho messo via un po' di illusioni che prima o poi basta così. Ne ho messe via due o tre cartoni e comunque so che sono lì. Ho messo via un po' di consigli, dicono è più facile. Li ho messi via perché a sbagliare sono bravissimo da me. Mi sto facendo un po' di posto e che mi aspetto, chi lo sa. Che posto vuoto ce n'è stato, ce n'è sarà. Eccoci, Giuseppe! Bravo Giuseppe, Giuseppe. Complimenti! Alias Ligabue, dov'vai, dov'vai? Via. Buono, buono, no, 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 vediamo subito. Sentiamo la nostra giuria. Vedo che stanno confabulando, quindi sarà un giudizio, vediamo, particolare. Vai giuria! Ci abbiamo pensato un po' perché a noi ci piacciono anche queste voci profonde, comunque abbiamo visto che ti sei impegnato. Però la maggior parte di noi ritiene che tu non sia ancora pronto per questa esperienza, ma comunque grazie lo stesso e apprezziamo il tuo impegno. Ok. Grazie lo stesso Giuseppe. Dai, per Giuseppe. Aver partecipato. Certo. Grazie. Però Steffi, se ci pensi, due Giuseppe knockout. Ma adesso proviamo invece con un Giuseppe, con una Giuseppina. Giuseppina, vediamo. Giuseppina Rindone. Eccola in arrivo. Eccola, pimpante, wow, di corsa Giuseppina. Bene. Ciao Giuseppina. Potrebbe ballare, potrebbe cantare. Tu canterà. Canterò. Canterai, allora, tranquilla. Questo è il microfono che dovrai usare, va bene. Cosa ci vuoi cantare? Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. E tu ce lo dici? E io ve lo dico. Va bene, allora la nostra Giuseppina, perché qui a 7 Live è tempo di casting! Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiamo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po'. Se ci trasformiamo un po', cosa potrà succedere? Complimenti Giuseppina. Allora la nostra Giuseppina Fiorella, vediamo cosa ne pensa la nostra giuria. Giuseppina, allora per noi è un sì, però ci aspettiamo per la gara molto ma molto di più da te. Va bene, okay? Grazie. Benissimo, allora grazie alla nostra lavoro, Giuseppina. Ma anche per Giuseppina 7 Live continua. Ma certo, e allora visto che vogliamo continuare, rimanete incollati lì perché è solo qualche minuto di pubblicità, perché ricordate sempre, sei talento per lo show? Lo show dei talenti è 7 Live! Per tutte le esigenze di trasporto, due noleggi e furgoni piccoli, medi e grandi, centinati, boxati con o senza pedana caricatrice, furgoni frigo, cassonati fissi e ribaltabili, carro attrezzi, gru, pulmini, vetture e molto altro. Due noleggi ad Avigliana in corso Torino 96 e a Rivoli in corso Francia 224F. Da due noleggi è anche disponibile un competente servizio di vendita di veicoli industriali, commerciali e autovetture di tutte le marche.
Questa sera non poteva mancare Mega insieme a Mauro, complimenti, Scarborough Fair. Bene. Questa ballata tradizionale inglese. Benissimo. Complimenti. Abbiamo voluto iniziare così con questo ritmo, quindi riportiamo subito con questa bella energia. Certo, nel nostro casting. È il momento di un gruppo con un nome strano, giusto? Giusto. Loro sono giusto. I Matti. Eccoli che arrivano. Allora, chissà se i matti balleranno, canteranno, secondo me balleranno. Li vedo vestiti da fantasmi, ecco perché sono matti. No, allora, togliamo l'asta. Togliamo l'asta. Cosa ci fate vedere? Cosa ballate questa sera? Balliamo un pezzo di Modern ed è un tema un po' particolare, tratto dal nostro saggio. Tratto dal loro saggio. Molto bene, non vediamo l'ora di vedervi. E allora okay. Togliamo immediatamente tutti gli impedimenti da questo palco. Ci siamo quasi pronti, siamo Mauro. Siamo pronti? Con questa tastiera particolare mi appropinquo dietro le quinte. È il momento di Seven Live Casting! Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare.
e mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare. Io sono come un pianoforte con un tasto rotto, l'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi, e giorno e notte si assomigliano nella poca luce che trafigge vetri opachi. Me la faccio ancora sotto perché ho paura, per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura. Puzza di piscio e segatura, questa è malattia mentale e non esiste cura. I matti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole. I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo. La mia patologia. Eccole qua! Bravissime! Ma curiosità, perché i matti e non le matte? Cambiamo domanda, va benissimo, benissimo. Allora, vediamo cosa ne pensa la nostra giuria. Allora, idea sicuramente d'autore particolare. Il passa 2, secondo me, ha delle regole tecniche di base, ok? Che è il contatto, l'uso di prese, e non l'ho visto, quindi bene per quello che avete fatto e si vede che c'è uno studio dietro, però per me no, e anche per la giuria. Va bene. Secondo me, se vi foste chiamate matte, forse li avremmo convinti. Allora, bene, però potete tornare grazie ballando. Per aver partecipato, ragazze. Sicuramente. Bravissime comunque. Allora, proseguiamo. Andiamo avanti con la gara. Abbiamo adesso Martina Magnetti. Martina. Ciao Martina. Guarda come cammina, così lei balla. Io ho già provato tante volte a far così, mi incarto sempre. Tu invece no, bravissima. C'è speranza secondo me per me per far qualcosa? Ci si può provare. Ci si può provare, questa non ti è venuta bene. Ok, cosa ci balli stasera? Allora, faccio un assolo di Modern, cioè, su una canzone di Arisa. L'amore è un'altra cosa. Molto bene. Allora, proseguiamo quindi con lo spettacolo. Abbiamo la nostra Martina qui a Seven Live perché è tempo di... Casting! Ridere. Adesso manca il nostro ridere, rimane solo un quieto vivere sterile, il cuore mio non ce la fa. Semplice, sembrava tutto così semplice, per chi credeva nelle favole come noi, cercando una Eccola qua! Brava, brava Martina. Martina, davvero brava. Vediamo se pensa la giuria come abbiamo pensato io e Stefania, però non sappiamo. Speriamo. Martina molto brava, per noi è sì. Grazie. Oh. Grazie. Avevamo ragione Mauro. Avevamo ragione. Grazie Martina. L'artista della live continua. Bene. E dopo Martina abbiamo adesso Ioana David. Ecco Ioana che ciao, arriva. Ioana. Mettiti qua al centro, il palco è tuo. Altra esibizione. Secondo me Ioana canta. Sì, esatto. Ioana canta, allora asta alla vista, prendiamo l'asta. Prendiamo solo microfono. Solo microfono. Contare con l'asta non viene bene. No. Solo con l'asta, giusto? Sì. Cosa ci canti? Diamonds di Rihanna. Wow, Rihanna. Quindi andiamo subito con un po' di dance, un e po' di... te. Grazie. Prego. Conseguiamo quindi, proseguiamo con i nostri candidati, quindi la nostra Ioana è pronta sul palco, qui a Seven Live proseguono i casting! Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. My life, beautiful free, I choose to be happy.
Rihanna, Rihanna Ioana. Complimenti, Ioana. Abbiamo assonanza tra Rihanna e Ioana, giusto? Quindi, oh, convinta, un bel sorriso, così impressioniamo ancora di sentiamo più la giuria. Sentiamo la giuria. Vai. Allora, Ioana, innanzitutto complimenti per l'impegno, il brano era molto difficile, quindi poi credo ci sia probabilmente stato anche un cambio di tonalità, quindi ha perso un pochino quella frizzantezza di cui ha bisogno questo brano. Ti sei impegnata, però secondo me e secondo noi non è ancora abbastanza, però potresti riprovare magari un altro anno e chissà che magari tu possa passare. Mi spiace. Niente, grazie. Grazie, coraggio, a te, Rihanna, Ioana, coraggio. Per aver partecipato. Qua si passa, non si passa, non è tutti passano. Non è facile arrivare. Allora andiamo avanti. E abbiamo adesso Ilenia Zanda. Ecco. Ciao, Ilenia. Capelli rossi, portamento fiero, non ti inciampare, se no roviniamo tutta questa atmosfera. Benvenuta, che abbiamo creato. Benvenuta. Allora, secondo me lei canta, secondo te? Canta! Pensa se balla. Mauro. Secondo te pure. Sì. Allora, cosa ci canti questa sera? All That She Wants degli Ace of Base. All That She Wants. And what do you want? Quale uso? Questo. Questo okay. Questo a me. Allora, prendi a te pure il palco. Posto sul palco, continuiamo con Seven Live Casting. She woke up late in the morning light, and the day had just begun. She opened up eyes and thought, oh, what a morning. It's not a day for workout, it's a day for catching time. Just letting on the beach and having fun. She's going to get you all that she wants. He's not a baby, she's going to more boy. All that she wants, he's not a baby, yeah. All that she wants, he's not a baby. She's gone tomorrow, boy. All that she wants, he's not a baby. He's another baby. Ok, allora brava. vediamo la nostra Ilenia, vediamo cosa pensa la nostra giuria. Allora Ilenia, ti muovi molto bene, tieni molto bene il palco. Complimenti, grazie. Ci sei piaciuta, è per noi un sì. Bene. Sì, Mauro. Ora riprendiamo, grazie Ilenia. Brava, complimenti. Riprendiamo la serie positiva, adesso vediamo come andiamo avanti. Ci voleva. All That She Wants. E allora andiamo avanti con la nostra Loredana Maffeo. Loredana! Arriva Loredana, qui. Eccola con noi. Qua. Guarda Loredana, hai notato ci siamo aperti a ventaglio per lasciarti il centro del palco, perché adesso Seven Live è tutto per te. È tutto per te questo palco. Secondo me però non balla lei, canta. No, con queste scarpe sarebbe difficile. Sì, solo noi riusciremmo a cadere. Riusciremmo a farlo. Scarpe. Allora, cosa ci canti questa sera? Allora, At Last di Etta James. Ok, sorriso bello, sei sì, pronta, sì. Prendi questo microfono. Grazie. E allora continuiamo con la nostra Loredana, perché qui a Seven Live è tempo di casting! Last,
Loredana! Wow, Loredana! Sei stata immortalata così. Davvero brava. Davvero particolare. Allora, vediamo cosa ne pensa la nostra giuria. Prego. Allora, noi abbiamo fatto scorrere anche un po' questa, perché è una bellissima canzone. E tu sembri proprio all'altezza di questo compito. Grazie. Etta James non è sicuramente tra le voci più facili. E tu sembri avere una capacità vocale che si può permettere addirittura un omaggio così ad una cantante come Etta James. Grazie per me, per noi e sì. Grazie. Un altro sì! Bene, bravissima Bene Loredana. Continua. Prego. Per Loredana, complimenti. Tanti talenti, qua sappiamo che lo show dei talenti è solo qua, cioè, pochi scherzi. Allora andiamo avanti adesso con un ragazzo, lui è Luca Borsetti. Eccolo Luca! Ciao Luca! Oh, cappello biondo, eccolo qua, barba, eccolo qua, così che si fa? Potrebbe anche bello ballare Luca, bello ragazzo. Sì, io canto e ballo nella canta, vita. Questo sì. È particolare. Stasera cosa preferisci fare? Cantare stasera. Stasera cantare, ci magari se passi la prossima volta potresti ballare, vediamo. Sarebbe una buona idea, sì, volentieri. Ok. Prendo il microfono. Sì, cosa ci canti? Canto un pezzo che si chiama Born to Die di Lana Del Rey e... È una cantante emergente statunitense molto brava. Perfetto, cioè, e noi molto. Lo ascoltiamo. Ok, okay. Allora volentieri. Il microfono è questo. Il nostro Luca è pronto. A te il palco. Centro del palco, qua a 7 Live. Continuano i casting. Diciamo che dalla nostra regia sono speciali per bloccare proprio nel momento in cui puoi lasciare proprio l'idea di speriamo di poter continuare. Voce. Allora vediamo cosa ci dice la nostra Sentiamo. Giuria, prego. Bene, allora un brano emozionante, anche se non troppo conosciuto, ma questo non è per forza un limite, anzi può essere una scoperta per noi. Lui lo conosce, io mi anche. Dice, quindi. Io anche. Grazie. Io anche, allora, lo conosciamo tutti, perfetto. E, te la sei cavata abbastanza bene. Io credo che dietro la tua voce ci sia qualcosa di interessante, quindi eravamo un po' indecisi, però poi abbiamo optato per dirti di sì. Vabbè, okay. Grazie mille. Bravo. Grazie. Ora ci rivedremo su questo palco. Prego. Seven Live continua per il nostro Luca. Non e ti inciampare. Ok. Allora, dopo il nostro Luca abbiamo Noemi Caccherano. Eccola Noemi. Ciao Noemi, benvenuta anche a te. Ciao. Noemi già è un nome importante perché Noemi, wow. Quindi vediamo se con questo nome riusciamo anche a conquistare la nostra giuria. Noi abbiamo già deciso che tu canterai, giusto? Sì, certo. Ok, benissimo. Cosa ci canti? Vivimi di Laura Pausini. Vivimi di Laura Pausini, davvero non bel pezzo. Non vediamo l'ora di sentirti. Allora, ecco a te il microfono, il palco è tuo, Seven Live tutto per te, perché sai che qui a Seven Live continuano i... Casting! Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro.
Credimi se puoi, tu credimi perché farei del male solo ancora a me. Qui, grandi spazi poi noi, cieli aperti che ormai non si chiudono più, c'è bisogno di vivere da qui. Vivimi senza paura, che sia una vita o che sia un'ora, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso è aperto, ti prego. Ti prego, vivimi. Non fermarti, ti prego. Vivimi. Ok, allora. Ci siamo. Ci siamo anche per te, tempo di esami. Allora diamo la linea alla nostra giuria, prego. Allora, Noemi, una canzone secondo me molto difficile perché inizia con una parte dove la tonalità è molto bassa. Abbiamo aspettato a fermare proprio per vedere poi se tenevi le tonalità un pochino più alte. È andata abbastanza bene, per cui per noi un sì. Brava Noemi, eccoci qua. Prego. Un altro qua sì, si va meglio, avanti, quindi meglio. Avremo un sacco di concorrenti quest'anno, Stefania, quindi continuate a seguirci perché wow, il talento scorre qua a fiumi su Seven Live. Su Seven Live. E continuiamo perché dopo Noemi abbiamo Patrizia Caviglia. È il momento di Patrizia. Eccola Patrizia, jeans, bella casual che arriva, vai decisa. Bella ta, carica. Ta, bella carica. Ciao Patrizia, benvenuta. Balli, canti. Canti, benissimo, tranquilla. Cosa ci canti questa sera? Canto straniero di Marcella Bella. Molto bene. Allora, ti serve il microfono? Hai bisogno dell'asta? No, va bene così. Va bene così? Perfetto. Allora, prego, ti puoi guadagnare il centro il del palco. Palco. La nostra Patrizia è pronta e qua su Seven Live continuano i casting. È triste sì, perché te ne vai. Non dormirai questa notte abbracciato con me, perché so che ormai tu ti sei innamorato di lei. Lento sarà il mio disco che ti legherà un po' più a lei e meno a me, e scorderai il mio nome, ma non scorderai quest'estate che finirà senza di noi. Intonerò le note più alte che so per i tuoi sì e per i tuoi no. Forse per te come un canto straniero sarò, sola volerò. Sola volerai? Quindi eccoci, non sapremo Patrizia. Mai se voli o se non voli. Vediamo se la giuria, la giuria ti fa spiccare il volo. A te giuria. Allora, quello che ci è sembrato a tutti e tre è che sicuramente hai presentato un pezzo dalla tradizione vocale italiana come quello di Marcella Bella, e noi anche come giuria ci fa piacere questo, quindi per noi è un sì e in più è supportato da saperci star dentro. Grazie. Al tradizionale italiano, ecco. Bene, allora grazie. Un altro sì per la quindi Patrizia. Brava Patrizia, per te se ne l'hai, quindi continua. E vediamo un'altra ragazza, abbiamo qua con noi Samantha Iacona. Eccola qua. Ecco Samantha, Samantha, ciao. Bella allegra, sorridi. È un po' lungo fare questa scala, abbiamo già provato e la prossima volta mettiamo... È arduo. Concorrenti, è vero. No, questo serve per scaldare la voce. Ah. Okay. Ciao Samantha. Allora, buonasera. Grande Samantha. Allora, che cosa ci fai questa sera? Canti? Sì, canto perché ballare lascio... Meglio di no, sbagliamo poi io Stefania, non ti preoccupare. Dici cosa ci canti stasera? Ripeto la bellissima canzone di Etta James, chiedo scusa se è una tipo di ripetizione. Non c'è problema. Queste cose non si possono sapere, giustamente. E questo è anche il bello della diretta, è il bello del...
nel fare questi casting. Allora, siamo pronti, Samantha? Prontissimi. Ti diamo il microfono per cantare. Prego, vai pure in centro del palco. Vai in centro palco. E allora abbiamo la nostra Samantha, perché qua a 7 Live continuano i casting. Aiuto. Eccola qua, vieni. Davvero brava Samantha. Sempre più difficili queste canzoni. Allora, prego, prendi il microfono. Sai chi diamo la linea adesso? Al giudice. Eccola qua. Sentiamo i giudici. Allora, per noi una buona esibizione, l'hai cantata bene, quindi direi che è un sì. Grazie di cuore. Sì pieno, grazie. Anche per Samantha. Bene, grazie Samantha. Stiamo proseguendo bene, tanti sì, adesso la nostra giuria si è un po' intenerita probabilmente. Bene, vediamo cosa ne pensa adesso di Stefano Patti. Ecco Stefano. Wow. Veloce. È stato il più veloce. Stefano è stato il più veloce, però il centro del palco. Il centro tutto palco. Per te. Stefano, che cosa ci fai questa sera? Dormi. Dormi di canti? Sì. No, perché ballare dormi, sono che faccio anch'io, cioè faccio così e... Bene. Allora, il nostro dormi con Stefano. Prendi il microfono, questo per cantare. Il palco è tuo, 7 Live aspetta solo di sentire te. E allora anche questa sera per te, qui a 7 Live è tempo di... Casting! Per essere ancora mia, oppure ci stai per non andare via, e tu dormi. Il nostro Bravo Stefano. Allora, diamo subito immediatamente la linea alla giuria, che non ha dormito perché ha ascoltato questa canzone. No, tutt'altro, perché Dormi di Vasco è meravigliosa. Stefano,
Secondo noi è ancora un po' presto, non sei ancora prontissimo per Seven Live. Apprezziamo il tentativo di essere venuto qua a portare una canzone anche molto bella, però per noi è un no, mi spiace. Grazie, coraggio lo stesso, Stefano, dai. Coraggio, sarà la prossima per la volta, prossima. Sì, secondo me la prossima volta ci può cantare sveglia, sveglia, e allora sicuramente magari la giuria. Ok. Allora, abbiamo adesso una cosa particolare, perché prima di tornare ai nostri casting, diamo la linea alla nostra Carlotta, che oggi ha voluto intervistare tutti i nostri candidati. Vediamo un po' che cosa ci ha preparato, vediamo, Carlotta. Vediamo. A te, Carli. Eccomi qui, Mauro e Stefania, sono con Giuseppe, cantante, e volevo chiedergli quali sono i tuoi pregi dal punto di vista artistico. Ma penso di avere molte motivazioni e... sono, ho molte intenzioni di voler arrivare in fondo a questo percorso e quindi penso che questo mi darà dei buoni punti in più rispetto agli altri. Seven Live. Talenti! Allora, Mauro e Stefania sono qui con Christian, lui è direttore e coreografo della compagnia Liberdanza Torino, ma è un volto noto perché è stato più volte nostro giudice qui a Seven Live. Credi molto nella trasmissione perché hai deciso di dare un premio non indifferente a chi sarà il vincitore della categoria danza. Sì, dopo l'esperienza della prima edizione e il contesto che Rete 7 e il programma di Seven Live ha offerto alla danza, io in qualità di direttore esecutivo del Festival Nazionale per la Danza Start Dance, che si tiene tutti gli anni a Nichelino al Teatro Superga, abbiamo deciso di dare la possibilità al vincitore della categoria danza di Seven Live di esibirsi al gala finale, che appunto quest'anno si terrà il 3 novembre, davanti a un parterre di coreografi e docenti che provengono sia dall'Italia e dall'estero, soprattutto di grandi accademie e compagnie di danza note, quindi un'opportunità, veramente una finalità per la danza, che poi vuole essere quella, no? Nello studio di un danzatore o nella crescita di un talento. E quindi Christian, un in bocca al lupo ai nostri talenti, ma anche un in bocca al lupo a te per questa lunga stagione di Seven Live. Vai vai, Seven Live 2013, vai! Atena, laboratorio ortopedico Torino, offre a tutti la possibilità di migliorare la propria qualità di vita. Da Atena potrete trovare busti, tutori, corsetti, protesi, letti per lunghe degenze, deambulatori, carrozzine, plantari curativi e per lo sport, calzature ortopediche predisposte a plantare e su misura. Atena, laboratorio ortopedico, ha 3 sedi a Torino. Per conoscere il punto vendita più comodo per le vostre esigenze, chiamatelo 011 221 60 60. Atena, essere benessere. Allora, siamo qui con Alessandro De Rosa, lo conoscete già, lui è un volto noto per Seven Live perché è un nostro giudice, si è venuto tantissimo Alessandro quest'anno, ed è il direttore di Alt Music Center qui a Torino. Però questa volta Alessandro ci vuole parlare di un evento importantissimo, il Tribal Town Africa Festival, che si terrà qui a Torino. Di cosa si tratta? Esatto, Carlotta, praticamente il Tribal Town Africa Festival è un festival dedicato all'integrazione culturale in cui l'Africa è presa come simbolo. Infatti, come sappiamo tutti, l'Africa è la culla dell'umanità, quindi vogliamo partire appunto da quel continente per creare integrazione nella maniera più giusta, diciamo. È un festival musicale, ma ci saranno tantissime altre attività durante appunto la manifestazione.
E a chi è rivolto questo festival? Poi tra l'altro, quali saranno i generi musicali, diciamo, principi all'interno di questo importante evento? Allora, il festival è rivolto un po' a tutti, quindi non solo ai giovani, ma a bambini e anche persone anziane. Perché comunque oltre alla musica ci saranno altre attività collaterali come mostre fotografiche, presentazioni di libri, quindi tutto ciò che è relativo al continente africano e tutto ciò che può creare integrazione sarà inserito nella programmazione del festival. I generi musicali sono estremamente vari perché si parte dalla radice black, quindi dalle radici della musica tradizionale africana, per arrivare fino al blues, all'R&B, all'hip hop, anche al rock se vogliamo, perché sappiamo che comunque le radici africane provengono, diciamo, entrano in tutti i generi musicali. Abbiamo ottenuto un gemellaggio con un'altra importante manifestazione dedicata all'integrazione culturale, che è il Balloon Mondial, che è una manifestazione però legata allo sport, anche perché anche sport crea integrazione. Abbiamo il patrocinio della regione, del comune, probabilmente presto anche di Moncalieri, perché anche Moncalieri è interessata a fare degli eventi Tribal Town nella loro città. Quindi diciamo che sta diventando una manifestazione importante, speriamo di... questo è il secondo anno, speriamo che vada tutto bene. Il festival è diviso in due fasi, una prima fase che è la fase pre-festival, che partirà a marzo, è composta di un evento al mese, appunto da marzo, dal 15 di marzo, in cui faremo un evento a Hiroshima. Poi ci sarà un evento il 4 di aprile, un evento a maggio, eccetera, eccetera. Poi la fase del festival avverrà a luglio, e appunto anche questa in varie location della città di Torino, tra cui il Parco Ruffini. Quindi dobbiamo andare tutti sul sito tribaltownfest.com, oppure basta cercare su Google la parola Tribal Town Festival e apparirà di sicuro. Quindi mi raccomando, visto che è semplicissimo ed è importantissimo, ragazzi, partecipiamo al Tribal Town Africa Festival. Rieccoci qui per la parte finale dei nostri casting. Ben ritornati cari amici di 7Live, noi proseguiamo con la serata, ma prima un altro ringraziamento alla nostra Carlotta che ha intervistato Alessandro De Rosa della Alt Music Center. Grazie ancora Carlotta per tutto il lavoro che hai fatto, che insomma non è stato facile tutto il pomeriggio, certo, e tutta il dietro la le quinte sera. Il backstage. Tutto il dietro le quinte. Allora proseguiamo con la prossima candidata, Giorgia Biasco. Ecco Giorgia. Ciao Giorgia, benvenuta. Passo felpato, un ritmo subito che si vede già nei movimenti, secondo me balli? Eh sì. Ok, cosa ci allora balli? Ti lasciamo allora, il balco. Presento una coreografia di Modern dal titolo Tempesta. Tempesta. Perfetto. E allora vai, il palco a è tutto il tuo. Palco. Prego. Tempesta, questa brava tempesta. Giorgia, complimenti. Vediamo subito cosa pensa la giuria. Sentiamo. Vai. Giorgia, complimenti, hai un'ottima tecnica, un bellissimo collo del piede. Grazie. E una buonissima grinta anche, per noi un sì. Grazie. Bene, dai, un pochino per la nostra Giorgia. Brava Giorgia. Complimenti. Allora, complimenti a te. Vogliamo cimentarci adesso ascoltando o vedendo ballare la nostra Sonia Monaldi. Lo vedremo subito. Sonia, guarda, non la possiamo neanche vedere. Ciao Sonia, benvenuta. Vieni prego, qui prego, noi. Centro del palco, ci vedi? Sì? Ok. Sonia, ci sarà Sonia, non ci sarà Sonia? Che costume particolare. Balli, canti? Ballo. Balli. Ok, vediamo. Allora cosa ci balli? Un balletto di Modern. Un balletto di Modern. Secondo me non mi sta mica guardando, ma non importa. Sì. Ok, allora andiamo con Sonia, prego. A te il palco.
I should have run before the tears. Then stand alone, dead in front of you, eyes without a view. I should have known and faced my fears. This bitter juice churns inside of me, secret enemy. I hope you get to meet your hero. I hope she never lets you down. I hope she never tears your heart out or runs away without a sound. I hope you get to choose your weapon and fire first without a call. I hope you get to meet your hero. I hope she's what you want. Ecco la nostra Sonia! Complimenti! Abbiamo anche visto in faccia, finalmente, eccola qua. Sonia, vieni in centro perché devi anche tu sottostare al giudizio della nostra giuria. Allora, proprio perché ti presenti con un pezzo di modern, per me e per la giuria è un sì, proprio perché nel modern è importante più che altro la dinamica, l'utilizzo dello spazio, eccetera. Mi aspetto più cura in tutto quello che è un po' di più l'aspetto tecnico delle cose, ma sono sicuro che ce la puoi fare. Grazie. Bene. Giudizio positivo, allora. Giudizio positivo, Sonia recupera. Per la nostra Sonia. Hai notato come ha ripreso la cosa? Cioè, no, non camminando normale, arrivando proprio con i passetti. Brava Sonia, molto bene, prego. Continua così, brava, complimenti e siamo abbiamo all'ultimo. L'ultimo candidato è Serena Zaffino. Eccola qua. Serena, vediamo Serena, già come si presenta. Wow, magnifica collana a forma di chiave di violino. Guarda che bella, davvero particolarissima. Molto bene, allora la nostra Serena, canti, vero? Sì, canti. Sì, cosa ci canti? Meraviglioso amore mio di Arisa. Meraviglioso. Arisa è molto gettonata, sì, devo dire che sì, questa sera tanto. Vai. E allora lasciamo il palco alla nostra Serena, ti diamo anche il microfono, la nostra asta alla vista è prontissima. E con Arisa abbiamo sentito in tutte le salse, Arisa, adesso la sentiamo anche nella tua zafferano, ecco più salsa. Ok, siamo pronti? Allora, a te il palco, la nostra Serena! A te il palco! Mi chiedi il permesso, io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore tremavo. Ora che vivo la storia più libera del mondo e sento nell'aria il bene più profondo, a volte ho paura che crolli tutto quanto. Non è razionale, non lo puoi spiegare. Tremano le gambe mentre ride il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole. Anche quando piove meraviglioso amore mio. Meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio, con dentro il nostro nome. Con dentro il nostro nome, la nostra Serena. Brava Serena. Davvero brava. Allora vediamo cosa ne pensa la giuria. Allora, la tua prova direi che è andata bene e quindi direi che è un sì, ma solo se ci dici dove hai trovato quel bellissimo ciondolo. Ecco, quindi. No, stiamo scherzando, complimenti e in bocca al lupo per la gara. Il tuo appunto è un sì. Grazie. Bene, grazie Serena. Per Serena. Ciao Serena, grazie. Siamo ormai alle battute finali, come si dice, quindi abbiamo visto un sacco di... Le audizioni di... sono finite, c'è chi è passato, c'è chi tornerà con noi, ma soprattutto anche per quelli che non sono passati, continuiamo a credere nei talenti, perché davvero il talento fa la differenza. Assolutamente. Allora vogliamo chiamare sul palco colei che oggi è stata un po' quella che ha collegato tutti i concorrenti con domande e capendo un po' gli umori. Carlotta! Carlotta, eccola ciao! Qua! Eccomi! Vieni qui ciao, con ragazzi, noi! Ragazzi, grazie!
Ok, e allora nel ricordare a tutti che le iscrizioni a questo grande talent sono aperte, quindi mi raccomando, continuate a cercare sul nostro sito, a telefonarci perché davvero vi vogliamo qui con noi. Ripetiamo solo il sito, certo. Mauro, www.sevenlive.biz, segnatevelo per essere qui con noi, è una grande occasione. E allora vogliamo fare un, come si dice, un tutti sul palco, ma prima vogliamo ringraziare lo staff e la regia di Rete 7, applauso! E ringraziamo ancora l'organizzazione 7 Live TV e naturalmente la Non Solo Fashion Model Management per la direzione artistica. Bene, allora ragazzi, voi siete lì in platea, venite tutti sul palco con noi per cantare insieme la nostra mitica sigla. Dai, 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 dai. Forza ragazzi! E quindi vi diamo appuntamento alla prima puntata del nostro, della nostra nuova edizione di questo talent show, questo 7 Live. Nelle prossime settimane seguiteci sul sito perché saremo prontissimi a stupirvi ancora. Allora ragazzi, ci mettiamo qua, possiamo partire. Mettetevi con la sigla qui e andiamo a ballare insieme, vai! Ascolta e segui il sogno, quello sei tu. Credi nel tuo talento e sei in TV. Ballare! Andiamo tutti!